Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. Coach Antonio Livadoti, una vittoria bella, importante ma molto molto sofferta questa sera contro l'Energia Italia a Canicattì. I suoi ragazzi iniziano male, 5 punti nei primi 5 minuti, un secondo quarto da dimenticare con percentuali bassissime e poi fondamentale, come abbiamo già detto prima, è stato il terzo quarto, un parziale di 21-9, ma soprattutto dal 20 al 25esimo un parziale di 16-1 per i suoi ragazzi. Sì, lì è stata la chiave di volta dell'apertura, no? Della partita, come dicevi giustamente tu. Noi siamo partiti male, siamo partiti molli in difesa, non avevamo quell'intensità e quella cattiveria agonistica che ti permette, a questi livelli devi assolutamente fare per poter difendere. Quindi abbiamo subito il loro gioco, abbiamo subito le loro penetrazioni, i loro tiri. Nell'intervallo ci siamo parlati, abbiamo chiarito le cose che andavano male e i ragazzi da questo punto di vista sono stati bravissimi a recepire quei due o tre accorgimenti tecnici, tattici che poi ci hanno permesso di fare questo break. Peggio di come abbiamo giocato i primi quarti non potevamo mai giocare. Quindi qualcosa doveva assolutamente scaturire verso di loro, anche dal punto di vista dell'orgoglio. Stavano difendendo male, stavano tirando male, quindi peggio di così qualcosa ci doveva essere. Loro da questo punto di vista sono stati abbastanza bravi. Un'altra partita affrontata con rotazioni praticamente al limite. Ha giocato in 8, però perdendo a un certo punto Vani per un infortunio, uno scontro di gioco, il giocatore è dovuto andare poi in ospedale. Poi recupera Lo Giacco, recupera Venuto, insomma una strada molto molto difficile e gira qualcosa a livello di infermeria a questo punto. Ah, certamente come dici tu, sì, è una strada difficile. Avevamo in campo, tieni presente, oggi 3,93 e 1,94. Ho fatto ruotare soltanto 8 persone perché erano delle condizioni abbastanza difficili sia per Antonio Durante e Giuseppe Baldessile in quel momento di entrare in campo. Era un compito abbastanza arduo, però anche loro fanno parte della squadra, ci danno da questo punto di vista una grossa mano. Io devo fare un vero ringraziamento ai ragazzi perché per queste 2 settimane che abbiamo passato dopo la sconfitta di Ragusa, loro hanno dimostrato veramente di tenerci alla squadra. Ci siamo allenati in 7-8 persone, tra mille difficoltà, con un morale giù. Quindi per chi allena, per gli addetti ai lavori, tu sai benissimo quanto le vittorie portano a migliorare durante la settimana, a chiedere qualcosa in più durante la settimana, e da questo punto di vista loro sono stati bravi. Io li ringrazio, sono contento, ma negli spogliatoi glielo ho detto: noi non possiamo essere la squadra delle ultime 2 settimane, delle ultime 3 sconfitte. Noi siamo una squadra diversa, hanno dei limiti che abbiamo, che conosciamo benissimo, che conosco io, che conosce la società, ma certamente non potevamo essere la squadra delle ultime partite. Guardiamo un attimo il dato del rimbalzo. Come la volta scorsa si gioca molto sul rimbalzo difensivo, poco su quello offensivo. Questa sera per entrambe le formazioni, sia Soverato sia Canicattì, permettendo poi al Canicattì ben 13 tiri alla seconda opportunità, coach. Sì, hai detto bene tu, però sai, l'assenza di Andrea Vani sotto canestro e quindi giocando solo con un lungo come Rizzo ti porta ad avere delle difficoltà sotto questo punto di vista. Loro con Carcano e l'altro pivot certamente avevano più possibilità offensivamente. Da questo punto di vista abbiamo sofferto perché la nostra è anche una squadra piccola, infatti alcune volte, come hai visto, ha dovuto giocare tutto in Felice da numero 4, quindi ho dovuto abbassare il quintetto e dal punto di vista fisico abbiamo un poco sofferto, però in compenso siamo riusciti ad alzare meglio la difesa e di conseguenza a recuperare il gap che avevamo e a concludere una vittoria che io reputo fondamentale per la nostra strada, ma soprattutto per il morale dei ragazzi. Ora la Ranieri International Soverato si avrà un turno di riposo, non gioca l'8 dicembre, recupererà poi il derby con l'Audax il 21 di dicembre. Settimana prossima si torna in casa e speriamo di dare una continuità a questa vittoria, coach. Ma certamente, speriamo di affrontare la partita con Gela con la stessa concentrazione degli ultimi 2 quarti che abbiamo affrontato oggi contro Canicattì. È importante fare, io penso, un girone d'andata a più punti possibili. Osserviamo questo turno infrasettimanale in cui noi non giocheremo perché recuperiamo contro l'Audax e poi sabato prossimo
giocheremo contro un Gela, un'altra partita abbastanza impegnativa. Io, come ti dicevo prima, ringrazio nuovamente voi di Reggio Canestro che siete sempre vicini alla Rainier International, ma a tutte le squadre, e fornite un servizio utile per questo sport che ha bisogno di tanta propaganda, ma soprattutto ha bisogno di, secondo me, tanta gente osservatrice e brava. Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click.